Una biella carnevalesca passeggia sopra una Piacenza ferita nel corpo e nello spirito dopo la morte del presidente Emiliano Marco Beccari a poche ore dalla partita. 73-59 alla sirena finale. Per chi ama il basket e ricorda tempi migliori, nella serata per pochi intimi del forum si salva solamente l'ottima difesa di Biella, perfetta nel limitare una squadra che aveva aggiunto un titolare, il grande ex venuto, solo il giorno prima. A ciò si aggiunge l'altro neoacquisto, Bonaccini, arrivato mercoledì, spaesato come un husky ai tropici. Insomma, il finale era scontato, così come il solito abuso di triple di Biella, stavolta in serata buona. 38% dall'arco, ma nel finale passeggiato la precisione è scesa. Biella festeggia e non nasconde i sorrisi, non troppo azzeccati considerando la situazione degli avversari. La classifica strizza l'occhio ai rossoblù. Avete veramente avuto l'atteggiamento giusto, l'approccio partita è stato quello giusto. Sì, sicuramente era la partita che aspettavamo perché sono nella nostra zona di classifica, abbiamo dato tutto proprio per vincere, per ribaltare la differenza canestri che all'andata avevamo perso di 4, quindi è ancora un fattore aggiunto. You're the best scorer today, sei ancora il miglior giocatore, quello che ha il punteggio più alto. How do you feel? Qual è la soddisfazione? I feel good, I think the team played well. We did really good on defense today. We rebounded the ball well. We all played together. I'm just glad I was able to help the team win. Siamo molto bene, stiamo giocando bene, sono molto contento. What happened to you at the last time of the match? Cosa ti è successo alla fine del gioco? It's nothing, just a cramp. I'll be fine. No worries, no worries. Nessun problema, è stato solo un crampo. Thank you guys! Pure la stoppatona. Ma che giocata stasera, hai fatto la differenza. Beh, è una partita molto importante questa, venivo da qualche giornata un po' così e così, mi serviva per me e soprattutto per la squadra riprendermi e poi vincere e recuperare 4 punti perché comunque abbiamo altre due squadre vicino. O giovedì prossimo ti vogliamo così, con lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività. Certo, però vorrei essere sia giovedì che le prossime partite sempre così, al top della forma. Grazie ancora, ciao. Ciao Marco, bello ritrovarti, seconda volta questa stagione, fantastico. Com'è stato il tuo arrivo in questa squadra? Bello, dai, bene. Purtroppo abbiamo avuto la perdita del presidente che ci spiace molto, è arrivato venerdì, quindi è stata una dura botta per la società, ma noi vogliamo reagire, vogliamo continuare a raggiungere l'obiettivo per lui e quindi io e Bonaccini siamo arrivati da poco, quindi è solo a costruire e puntiamo a salvarci. Ti sei già integrato bene, hai già trovato degli amici in squadra? Sì, conoscevo già un po' di persone e adesso ci vuole il tempo, sono arrivato da un giorno e mezzo, comunque è stato bello giocare con loro e dobbiamo adesso continuare il nostro percorso. Grazie mille Marco, grazie.